Partiamo, andiamo a Venezia. Visto che abbiamo con noi lo Osmo Action, facciamo anche qualche test. Abbiamo attivato il Noise Reduction, quindi apriamo il finestrino e vediamo come si comporta. Se mi sentite, parlo un po' più forte magari. Ok, che ve ne pare? Andiamo avanti. Ah, giusto per informazione, le riprese sono fatte in 2K7 a 25 frame al secondo, Rocksteady attivo, profilo colore Dicine Like. Arrivederci. Ah, maestre, maestre. Andiamo a prendere il tram e andiamo in laguna. E intanto, perché non testare la stabilizzazione dell'Osmo Action per non perdere il tram? When you call me, it's like an echo. I hear it running through my blood. If you're feeling. Questa città è sempre un gran casino, ma è sempre bello, però venire a farsi un giro. Chi abbiamo trovato? Fatalità. Ciao a tutti! È carina comunque. Sì. Adesso la faccio scivolare un pochino. Sì, dai, andiamo da LZ, io prenderò un'acqua e vinco. Ok, io un prosecchino. Prosecchino? No, una birretta. Dai, vado. Una birretta è una birreria, quindi si può dire, tieni di brutto bere diverso. Agro, cosa bevi tu? Dai, mi sono perso gli altri. La birretta. Oh! Allora, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, anche bevuto, il caffettino l'abbiamo bevuto e adesso andiamo a fare un test che non ve l'aspettavate proprio. Non so se ci sarà nel titolo del video, però è un super test per voi. È un test audio, lo so che non si può. Ma se col drone puntassimo quell'isola là, in totale e completa sicurezza, si potrebbe fare, voglio dire. C'è un problema, che in totale e completa sicurezza non si può. Siamo all'interno di una pizzetta. Per ora, però, dal 1 luglio, ecco, vedi, dai, potremmo valutare qualcosa di nuovo. Andate a dare un'occhiata a formazionedrone.com. No. Ah, cosa abbiamo qui? Lo so che tutti voi volete un confronto con l'Osmo Pocket, ma prima del confronto con l'Osmo Pocket abbiamo il pilota di droni, di droni. Professionista anche,
eccoci qua, facciamo questo test tanto acclamato, tanto richiesto di Osmo Pocket versus Osmo Action. Li stiamo tenendo fianco a fianco, ovviamente la prima cosa che noto come differenza è la dimensione dei due monitor. Guardando sul piccolo monitor dell'Osmo Pocket noto dei colori molto più vividi, molto più saturati. Poi sarà da controllare su computer come si comportano effettivamente, però mi sembra che le luci e le ombre siano molto più contrastati in confronto all'Osmo Action. E anche per quanto riguarda le luci, invece si sembra si comporti meglio l'Osmo Pocket in confronto all'Osmo Action fino a quando non si esce, e poi insomma si assomigliano abbastanza a livello di luce. Stiamo filmando a 1080p a 25 frame al secondo e stiamo filmando non più in D Cinelike ma in colore nativo degli Osmo, di entrambi gli Osmo. Facciamo un test gatto. La gattina Nami, che non si muove. Eh no, perché lei è un'attrice professionista. È un'attrice. Sa come muoversi. Vedete anche la differenza di campo di vista. Il field of view sono alla stessa identica distanza con Osmo Action e Osmo Pocket, ma il field of view è decisamente differente, è più ampio quello dell'Osmo Action in confronto all'Osmo Pocket, che quasi con l'Osmo Action quasi si riesce a prendere praticamente tutto il gatto, mentre con l'Osmo Pocket viene un po' tagliato. Gli faccio anche una corsetta. Olà! È ritornato il vento, quindi approfittiamo per fare due parole per valutare anche la rumorosità dei due microfoni. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, divieto di ormeggio. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Aumenta notevolmente l'aria, quindi lo testiamo. Giro anche le due camere per vedere come si comporta l'aria anche da dietro la telecamera. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, Osmo Action di qua, Osmo Pocket invece di qua. La stabilizzazione mi sembra impeccabile, vabbè, sull'Osmo Pocket lì, ovviamente. Lì è proprio, c'è un mini gimbal in azione. L'Osmo Action però non si comporta assolutamente male con questa luminosità. Stiamo filmando sempre a 1080p a 25 frame al secondo e con colori non di Cinelike, con colore normale del profilo colore di Osmo, di DJI. Però abbiamo sbagliato strada. Io devo andare di qua. Abbiamo sbagliato strada. Perfetto, abbiamo sbagliato strada, così possiamo vedere una parte un po' più buia. Ecco. Tac. Si adattano entrambe le camere alla luce di questa zona. Non c'è un buio incredibile, è solo una leggera ombra, però vedete che si comportano bene entrambe. E alla domanda, ma quale telecamera compreresti? L'Osmo Action oppure l'Osmo Pocket? Però io la GoPro ce l'ho già. Okay. E ho la 6. Ok. Quindi ha più senso il Pocket forse che l'Action. In questo se caso hai già sì. Sì, se hai già una telecamera Action, sì, a questo punto probabilmente sì, conviene un Osmo Pocket perché è più versatile ed è diverso, sì, insomma. Mentre l'Osmo Action è un po' una copia
Diciamo che la sua pocket non è impermeabile, quindi se piove e mi sembra anche un po' più fragilino, sì, lo è, in confronto, anche se è costruita molto bene. Ok, ovviamente. Quindi condividiamo i pareri, sì, di questo. Ci sta, ci sta. E cosa ne pensate invece di questo field of view, quindi del campo di vista delle due telecamere? Sono distanti entrambe dalla mia faccia circa mezzo metro, è la lunghezza. Abbiamo sbagliato strada nel frattempo, però è bello perché siamo in giro con uno che conosce Venezia e... Dicevo, il field of view, siamo a una cinquantina di centimetri dalla mia faccia di entrambe le telecamere. Ovviamente sulla Osmo Action è attivo Rocksteady, che toglie, che croppa circa un 18% dell'immagine, quindi ne taglia un bel po'. Però l'Osmo Pocket invece ha una visuale molto più lineare in confronto al fisheye di Osmo Action, che attualmente è attivo. Quindi insomma sono due inquadrature leggermente differenti. Magari qui sotto nei commenti, se avete piacere di condividere con me quello che pensate, ben vengano i commenti e critiche piuttosto che elogi dei due prodotti. Continuo intanto a guardare entrambe le preview, perché lo schermino frontale dell'Osmo Action, ragazzi, fa la differenza in confronto alla Hero 7. Pensate che ce l'ho in tasca la Hero 7, ma avendo l'Osmo Pocket come possibile utilizzo ho preferito usare questi due, non avendo tre mani. Non ce l'hai, ci vorrebbe un coso, un... Cari produttori o stampatori 3D, ecco, vedi, quella è una sfida. Dovreste costruirmi un aggeggio per poter vedere, per poter utilizzare tre telecamere contemporaneamente. Così vi faccio una bella recensione a tre. A tre, esatto. Un altro di quei test che ho appena provato a fare è quello dell'accensione dell'Osmo Action e quello del DJI Osmo Pocket. Vince l'Osmo Action, ovviamente, perché l'Osmo Pocket deve calibrare il gimbal prima di accendere la telecamera e quindi è molto più veloce all'accensione l'Action in questo caso. Da cui poi una cosa buffa dell'Osmo Action è che prende i comandi vocali un po' a caso ancora. È vero, è appena successo adesso. Sì, si è spento, convinto che io gli avessi dato il comando per spegnere la registrazione, invece non era così. Perché per spegnere la registrazione dell'Osmo Action bisogna dire stop recording. Beh, direi che i test con i due Osmo sono terminati. Abbiamo visto la luce, abbiamo visto la stabilizzazione, abbiamo visto l'audio. Basta. Siamo soddisfatti? Siete soddisfatti? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e... Se avete i soldi li comprate entrambi. Ecco, sì, buona idea. Adesso faccio una diretta perché siamo martedì sera. E poi finiremo questo giro veneziano e ce ne andremo a Reggio Emilia a vedere la presentazione di Attiva. Andiamo avanti. Grazie Luca per la disponibilità. Come sempre. È tuo. Grazie. Ora siamo al buio pesto, solo con la luce del monitor del telefonino accesa. Mi sono accorto che gli ISO non erano impostati correttamente. Adesso siamo con l'impostazione massima 3200 ISO. Ora abbiamo un po' di luce che arriva anche dal lucernaio, siamo in una condizione di luce quasi zero, ci sarà di sicuro del rumore, ma si vede, caspita. C'era l'impostazione automatica con ISO massimo 100. Osmo Action, quando si utilizza in automatico, ha comunque la possibilità di gestire i limiti massimi ISO, mentre GoPro in automatico fa tutto per i fatti suoi, deve essere attivato il Pro Tun per poter gestire differentemente.
Osmo Action stabilizza meglio di GoPro Hero 7, e se date un'occhiata anche allo sfondo probabilmente vedrete che rimane più stabile in confronto all'orizzonte, quindi l'orizzonte è leggermente più instabile su GoPro in confronto a Osmo Action, che sto tenendo in mano con entrambe le mani a una distanza di 40 centimetri. Tra l'altro sentite anche il vento, quindi potete valutare anche questo ulteriore test con GoPro per l'audio. Check 1 2 3 prova, check 1 2 3 prova, anche con i rumori di sottofondo. C'è una barca che passa ora. Super. Ciao Venezia. Osmo Action 3. No, non l'ho ancora vista. Un po' di ritardo però. Sì, un bel po' di ritardo. L'ha notato anche lui, ragazzi, quindi sappiatelo che... Ho visto che hai un secondo e mezzo circa. No, un secondo e mezzo di ritardo. Bella però, bel gadget. È l'idea del... A parte che Fushon dovrebbe averla, ma non ce l'ha perché è un poveretto.